primi segni e preparativi dell'imminente controffensiva che, sferrata dalla Sirte, ha già oltrepassato Bengasi. La fraternità d'armi dei soldati dell'asse si è cordialmente rafforzata e si va cementando con indissolubili vincoli di sangue sui campi di battaglia dell'Africa settentrionale. Nostri reparti celeri raggiungono la prima linea insieme con l'artiglieria divisionale. I carri armati germanici, che svolgeranno un'azione decisiva contro le unità motorizzate inglesi, si avviano verso le posizioni avanzate. Nuove strade continua intanto l'afflusso delle nostre unità di truppe celeri e di artiglieria. Sulle linee di resistenza, in attesa del segnale d'attacco. Reparti di truppe autotrasportate filano a tutta velocità verso i punti di concentramento. Negli aeroporti avanzati, i nostri piloti, in collaborazione con i germanici, si prodigano con instancabile attività. Dai varchi dei reticolati passano le truppe lanciate alla vittoriosa controffensiva. Aerei tedeschi fanno da battistrada alle unità avanzate. Duello tra l'aquila e la testuggine, ovvero come si va a caccia di carri armati britannici nel deserto. Copenaghen, re cristiano di Danimarca, durante la abituale passeggiata mattutina, è affettuosamente festeggiato dal popolo della capitale in occasione del suo 70° compleanno. Il sovrano, al balcone della reggia, è nuovamente acclamato dalla folla. Budapest. Le 56 bandiere restituite dalla Russia sfilano per le vie della capitale. Bombardieri giapponesi sorvolano la vallata superiore dello Yangtze, diretti a Chungking, quartiere generale di Chiang Kai-shek. Gli obiettivi militari dell'ultimo centro di resistenza cinese sono colpiti in pieno. Una terrificante visione del bombardamento. Pompieri al lavoro per tentare di domare i vasti incendi. Un eccezionale documento cinematografico sulla proditoria aggressione compiuta dalle navi inglesi contro la squadra francese ancorata ad Orano.
È il 3 luglio. Navi da guerra britanniche sono apparse all'orizzonte e si schierano in formazione di battaglia. L'ammiraglio inglese invia un secco ultimatum all'ammiraglio francese imbarcato sulla Dunkerque. Sono le 16:30. Se una sola delle nostre proposte non è accettata per le 17:30, dice il testo dell'ultimatum, bisogna che io affondi i vostri vascelli. Il comando francese si rifiuta. I marinai corrono ai posti di combattimento, ma prima che la difesa sia in efficienza, le granate inglesi scoppiano nel porto. Le due navi da battaglia, Dunkerque e Orano, hanno i fuochi spenti e quindi non possono manovrare le loro artiglierie. La squadra inglese spara sui marinai che a Dunkerque contribuirono a salvare il corpo di spedizione britannico. A bordo di parecchie navi divampano gli incendi. Navi da battaglia, Britannia e Strasburgo cercano di aprirsi il varco attraverso il fuoco britannico. Invano. La Britannia è centrata e affondata. Il difficile salvataggio dei naufraghi mentre il bombardamento continua. Dopo poche settimane da Dunkerque, l'Inghilterra ringraziò la sua ex alleata. E quale sarà la sorte riservata ai nuovi alleati? Il martellamento delle isole britanniche prosegue senza sosta. Squadriglie in formazione chiusa sorvolano il canale della Manica. Quello dinanzi alla costa nemica, colto dall'obiettivo in tutte le fasi del combattimento. Britannico colpito a morte si abbatte. Apparecchio è abbattuto.